Questa è l'ultima partita. È una giornata buia e tempestosa. Io sono in infradito perché questa mattina. Questa mattina faceva un caldo bestia, ma adesso il tempo ha deciso di incupirsi. Ringraziamo tutti insieme. Gesù. Gesù. Comunque, visto che lui non lo sa, io adesso glielo anticipo. Le prossime partite saranno coi pescetti. No. Le prossime partite saranno con i pescetti. Noi iniziamo questa che è l'ultimo torneo. Ho capito, hai trovato dei pescetti di gelatina alla No, frutta. C'erano ancora quelli là fuori. Prima che si... No, comunque, pescetti. No, voglio fare quei pescetti. Sì. Mi deconcentro. Sì. Allora, via. Gioca subito. Ehi là. Tocca a me col gatto del cavolo che non serve a niente. Soprattutto su sta mappa. Per il resto, come va? Tutto bene? Noi siamo seduti nelle fosse delle Marianne, perché la telecamera ha deciso di alzarsi. E non ci va di modificarla, quindi... Beh, l'inquadratura comunque è molto bella. Secondo te... Potresti avere un culo tremendo ad entrare là dentro e prendere pure il verde? Sì, potresti, ti conosco benissimo. C'hai avuto quasi paura? No, io ho visto un po' il terrore. Io ero quasi sicuro che tu fossi la sì! Però sei stato un merda, eh. Non lo userai mai quel potere, ma però ho fatto ciò che avresti voluto fare. Sì, decisamente è stata una bella mossa. Mm-hmm. Devo provare a incastrare, ma... Ah, la palla è puttana. Ciao bambino. Dai. Ma dai, così impari a fregarti i poteri degli altri. Che rimbalzo di merda. E prendilo quel cazzo di vaffanciufolo. Però Redez, è caduto. Nel dubbio piglia un cesto, Redez. Attenzione, importantissimo. Intanto fuori. Mi raccomando, non finire nel cesto perché. Guarda, non l'hai usato mezzanotte e sono contento. Mai usato. Ti meriti così. Cesto di merda. Comunque, ciao bambini. Dicevamo, sono 23.000. Ok, non posso rimbalzarlo. Posso 23.000 euro. Sì! Tutto calcolato questo. Tutto calcolato. Sai cosa sarebbe più interessante se per ogni 1.000 punti ti dessero 1.000 euro? Tipo. Oppure se dovessi evitare di mangiare dei buonissimi pescetti. No, quella cosa non la voglio fare. Questo è il preludio dei pescetti, sappilo. Purtroppo ci tocca. L'avevamo detto e... Tu l'avevi detto. Io non ho memoria di questa donna. Mi è piaciuto. Ho fatto un trittico. Dicevo, fuori dal balcone qualcuno ci ha buttato un... Una busta puzzolente. Una busta di... però, eh. Perché i punti stile sono Madonna che Madonna che gara. Una gara all'ultimo sangue proprio. Guardalo, prudente tra l'altro. Volevo farlo entrare lì, ma bastardo e prudente, volevo entrare là dentro. Però ti supero di 1.000 punti quasi. Però la solita guerra dei poveri. Oh. Porca donna, il coniglio nella cosa del coniglio. No, poteva andarti molto peggio di così. Lo so. Attenzione perché Sinegola potrebbe sbagliare, è impossibile sbagliarla proprio. Però ha fatto un bel tiro, questo potrebbe essere uno di quei tiri che lascia il segno. Però è sfortunello lui. Madonna. Allora, sfortunello come un rogno munito, non sfortunello. Allora, senti un attimo, secondo te che tiro devo fare qua? Perché se io entro qui un po' di punti li faccio, eh. Sicuramente. Pochi. Cadi quella. Madonna quanto poco in realtà. Mi aspettavo molto di più. E praticamente c'è sta sto pezzo di carta fuori, sta busta di carta. E come ci piove si dite tic. Che è anche rilassante per sì, i primi 5-6 minuti. È molto ASMR all'inizio, poi straccia le gonadi proprio. Ah, ricordiamo che questa è l'ultima partita di un torneo del quale non ricordo assolutamente il punteggio, ma credo che chi vince questa... Porca puttana lo dico io che hai fatto un tiro di ma tu merda. Ti ho fatto il solito tiro, capito? Quello complicato che ti piace un sacco entrare nei buchi a te. Ah, però mi hai allargato... Però era veramente difficile. Attenzione perché potrebbe essere... Quel tiro era veramente difficile. No!
No, ma che merda! Intanto stai prendendo tutto quello che puoi. Ma cosa? Ma dai! Non è giusto. Non è giusto. Dai, volevo fare un tiro decente. Ah, non posso neanche una festa estrema. Potresti tu però. No! Zio! Avevo calcolato tutto. Ok, signore, potrei fare festa estrema. Potrei, ma non credo. Ragazzi, sta piovendo con una ferocia che non avete idea. Basta stai concentrato. Giù. Allora. Ho perso tutto quello che c'era da perdere praticamente. No, ma festa estrema è veramente raro. Non difficile, non impossibile, ma raro quantomeno. Poi se ti trolla è anche meglio, se ti trolla. Vabbè, diciamo che adesso sta in vantaggio lui con 82.000. Ma tutto si gioca qui. Oh, il granchiotto che qua non serve come merito cazzo. Te ne rendi conto? Che è proprio... questa è proprio la mappa del castoro. Ti rendi conto che il potere del granchio è inutile? Hai detto una cosa guglionesana. Cosa? E questo è la mappa del castoro. Questo è la mappa del signore. No, ma le tagliatelle lo sanno fare a quella casa lì. Ho paura però sai che potrei fare un sacco di punti. Che dici? Guarda il potere inutile. Guarda quanto è inutile sto potere. Vemmela a toglie. Allora, ho rischiato ragazzi, ma l'ho fatto con coraggio e con forza. Perché ognuno di noi deve trovare la forza dentro di noi. Guarda il mio potere quanto è utile. Vai, guarda quanto è utile il mio potere. Quante, cioè dai, ma è un malus il potere qua. Effettivamente non è... No, che tiro di merda. Cosa? Cioè, com'è successo? Non lo so, ma è andato bene. Guarda il mio potere quanto è inutile. Posso chiederti perché hai preso il verde? Non fartelo prendere a te, mi sembra ovvio. Non solo il potere qua è inutile, ma è anche... cioè, anche controproducente proprio. Madonna, ma che è? Oh, ma che è? Oh, ma che è? Oh, ma che è? Oh, oh, oh. Ragazzi, sta piovendo male, male, male. Però puoi ancora vincere perché non siamo a molta distanza. No, perché c'hai 80.000. Sì, ma eravamo 20.000. Madonna, miseria! Oh. Stai avanti tu. C'è una festa estrema in ballo. Attenzione! Madonna! Guarda come non te la farò mai. Perciò non ho tirato l'aereo, è veramente difficile. No! Guarda che tiro! No! No, ma ti rendi conto che stavi pure per farla la veste estrema? Mo la fai tu, giusto? Ma come cazzo la fa? Ragazzi, qua, vabbè. Madonna! Aspetta, come la faccio questa cosa? Devi riuscire a farla andare qua? No, è impossibile. Niente è impossibile quando uno ci crede. È difficile, È tostissimo, non difficile, è proprio quasi impossibile. Hey!
lo aspettavo. E adesso mi è scongendrato tutto. Porca di quella puttana. Guarda, ci avevo creduto al tiro di prima, ma non ci credo più. Spezzata la poesia del momento. Madonna! Vince il torneo, ragazzi, vince il torneo. Però secondo me andate a ricontrollare, perché con una squadretta vi mettete sullo schermo un attimo. Secondo me il primo tiro era buono. Pure. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima partita di Peggle con i pescetti, che vado a prendere. Senza pescetti, ho appena bevuto un buon tè. Ti dispiace.